Dopo 16 anni la Regione Piemonte riforma il sistema delle IPAB, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si occupano soprattutto di attività socioassistenziale. La nuova norma approvata dal Consiglio regionale ne prevede la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato. Il criterio scelto si basa sul valore di produzione determinato dalle entrate effettive ordinarie nel corso degli ultimi 3 anni di attività. In particolare, quelle con valore medio di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro sono destinate a essere privatizzate, quelle che superano i 2 milioni diventeranno aziende pubbliche, mentre quelle che si collocano tra i due parametri hanno la facoltà di scegliere una delle due opzioni. È stato approvato il disegno di legge di riordino delle IPAB, così come nel 2015 il Consiglio regionale all'unanimità aveva approvato un ordine del giorno impegnando la Giunta a produrlo, e quindi si chiude una storia nata 150 anni fa, non soltanto qui in Piemonte, e da oggi voltiamo pagina e scriviamo il futuro di queste nuove strutture che potranno trasformarsi in aziende di servizi alla persona, in fondazione o in associazione in base al volume di produzione medio negli ultimi 3 anni. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro il disegno di legge che trasforma le IPAB in associazioni e fondazioni private, la gran parte, e solo una piccola parte in aziende pubbliche e servizi alla persona. Perché? Perché si rischia di perdere un patrimonio di competenze e anche immobiliare accumulato in oltre 100 anni di storia, che svolge funzioni sociosanitarie e assistenziali sul nostro territorio, e si rischia di pregiudicare la situazione lavorativa di centinaia e migliaia di lavoratori che rischieranno di vedere perso le loro sicurezze, il loro stipendio, il loro contratto.